Il cyberbullismo è un fenomeno grave, sempre più grave, perché è insidioso e purtroppo lo sviluppo di social non è andato avanti con uno sviluppo anche culturale e purtroppo chi si sente di poter parlare sui social, su Facebook, su un WhatsApp dietro il paravento di un profilo magari anche finto, pensa che con un click, con una parola si possa dire di tutto. Invece si creano delle situazioni proprio drammatiche, pericolose, soprattutto per questi ragazzi, i ragazzi che vengono bersagliati e diventano proprio degli individui isolati rispetto alla società, e da quell'isolamento fanno fatica anche a risollevarsi. Ora, noi della Lega Nord siamo molto preoccupati, siamo preoccupati perché si devono approntare veramente delle misure. Anche per blindare, per tutelare i nostri ragazzi sui social. Ci deve essere la possibilità di avere tutti gli strumenti per difendere questi ragazzi. È stato approvato un provvedimento che ben venga, ma si deve fare di più. Si deve fare di più perché, signori, il bullismo, il cyberbullismo nasce da una solitudine nella società, da una crisi che c'è anche fra gli stessi ragazzi. Ed è una crisi che. Trova dei responsabili. Sono i responsabili sono quelli che hanno voluto disintegrare la famiglia, denaturarla. Non pensare più che veramente la famiglia è il primo nucleo dove crescono i ragazzi. E questi ragazzi che non hanno la capacità di discernere quali sono le regole buone, dalle regole cattive, di sapere come vivere in società e come rispettare se stesso e anche gli altri. Ma se la famiglia non c'è, nascerà e ci sarà sempre il bullismo e il cyberbullismo.